lo trovate dal capitolo 13 in poi. Ed è straordinario perché il sermone della sala alta, cioè la costituzione della Chiesa, inizia con la banda di Pietro. Sai perché? Perché solo quando realizzi che il sangue di Gesù ti ha reso completamente puro, tu puoi avvicinarti ad una relazione d'amore. Ed ecco perché Gesù, prima di predicare questo meraviglioso sermone, che è il sermone della grazia, mentre il sermone del mondo è il sermone della legge, questo è il sermone della grazia, prima ha fatto la domanda di Pietro, e stasera ne parleremo. All'interno del sermone, ad esempio, leggiamo questo: io vi do un, quanti? Ascolta, questa parola, un nuovo comandamento, non vuol dire 10 più 1. Vuol dire che in questo comandamento ci sono tutti 10. Amen. Amen. Gesù non è venuto ad aggiungere un comando, Gesù è venuto a soddisfare la legge ed a rendere, a rendere la legge accessibile adempiendo il comandamento in noi. Amen. Se io ti dicessi che Gesù, se tu dicevi Gesù Cristo nella tua vita, dentro di te tu hai adempiuto già tutti i 10 comandamenti, come ti sentiresti? Però nessuno te l'ha mai detto. Eppure Paolo lo dice in Romani capitolo 8: affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, non da noi. Quando noi abbiamo ricevuto lo Spirito, o se noi meditassimo su questa cosa, per noi ricevere lo Spirito è quando magari fare l'intimità con lo Spirito Santo. Ma là c'è un libro bellissimo sull'intimità con lo Spirito Santo, che ha sito mio amico che conosco, straordinario. A parte non faccio pubblicità di te, ma se noi meditassimo su questo, quando abbiamo ricevuto lo Spirito Santo ha portato la legge adempiuta in noi. Ed ecco perché Gesù dice: io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Guardate, la chiave di questo è quella in giallo: come io vi ho amati. Quante volte ci siamo detti: dobbiamo amare i fratelli, ok? E invece guarda che cosa dice Gesù: come io vi ho amati. Non si parte dal nostro amore, si parte dal suo amore. Ascolta, nessuno di noi riesce ad amare davvero, nemmeno gli amici, figurati di amici. Ed è un grande orgoglio avere la presunzione di riuscire addirittura ad amare i nostri nemici. Gesù non ci ha chiesto soltanto di, nel sermone del monte, che è il sermone della legge, cioè fondato sull'uomo, lì c'è ama il prossimo tuo come te stesso. Quello è il sermone della legge, ma questo è il nuovo. Nello stesso modo in cui io vi ho amati, amate anche voi. Vuol dire questo: più tu ricevi il mio amore, più sarai portato naturalmente, ecco l'adempimento della legge, in noi, non tanto. Amen. 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 Ed è fondamentale. Ma la grazia dice che dobbiamo amare gli altri. Certo, la grazia ti rende possibile amare gli altri, perché più tu ti lasci amare da questo amore incondizionato, e più naturalmente, come frutto, vi ricordate che uno dei frutti dello Spirito è la bontà. Ascolta, la bontà è un frutto, non un'opera. Amen? Non puoi cercare di diventare buono. Se tu provi a diventare buono, dopo 3 giorni uccidi qualcuno. No, è solo quando cammini nello Spirito, è solo quando sperimenti, quando ascolti un messaggio sulla parola di Gesù, quando passi tempo a lasciarti amare dal Signore come io mi amato. Guardate che Gesù mette prima il suo amore, non il tuo. Non sta dicendo nello stesso modo, sta dicendo nella misura in cui io amo voi, voi mi lasciate amare da me, nella stessa misura voi li amerete gli uni gli altri. Questo è il sermone della sala alta. E continua, ma ve lo lascio alla vostra lettura. Ma prima di predicare questo sermone, Gesù fa qualcosa. Ed è la domanda di Pietro. Ora, dirò solo 2 o 3 cose, perché io ho predicato su questo da casa, credo 3 settimane fa, in quello studio chiamato Il Segreto della Polvere, non so se qualcuno l'ha ascoltato, quindi andrò
abbastanza veloce, però vediamo qualcosa della lavanda di Chieri. La lavanda di Chieri è diventata in alcune denominazioni, come ad esempio la Chiesa Cattolica, non è una fisica assolutamente, perché non è che di fare cose siamo messi molto bene. È diventato un gesto da fare una volta l'anno e in realtà non c'entra nulla con quello, perché quello che Gesù voleva insegnare era un principio spirituale, non semplicemente togliere un po' di sudore dai piedi di qualcuno. E subito dopo Gesù ha spiegato, voglio farvi notare una cosa, prima Gesù ha lavato, poi ha spiegato, Gesù stesso ha fatto una cosa. Infatti in Atti degli Apostoli, il capitolo 1, Luca dice, caro Teofilo, nel mio primo libro ho spiegato tutto quello che Gesù cominciò a fare e insegnare, non insegnare e fare. Gesù stesso prima faceva e poi insegnava. E sai perché? Perché il Vangelo o è qualcosa di pratico o non è il Vangelo. Amen. E dopo aver lavato i piedi, Gesù spiega il gesto che ha fatto. Al verso 10, chi ha lavato tutto non ha bisogno che di aver lavato i piedi, è tutto quanto puro. E voi siete puri, ma non tutti, e qui ma non tutti è riferito a Giuda. Comunque, fammi vedere una cosa, per come le traduzioni italiane sono sommarie e fuorvianti. Nel testo italiano, entrambi i verbi sono lavati, il verbo lavare. Invece nel testo greco c'è un'enorme differenza. Sotto, lei autò, Gesù dice a lui, Gesù, ole lumeros uncete i crea, e le tu spodas nipsa stai, all'estin catarosolos, caimeris catarois este allucipantes. Si traduce così, ole lumeros, chi ha lavato tutto. In realtà, il verbo liuo non vuol dire lavare, ma vuol dire fare un bagno completo. Quindi se tu ti lavi le mani, in greco non usi il verbo liuo, usi il verbo nipto, da cui viene nettare, pulire, la nettezza urbana, ok? Che è la pulizia urbana, più o meno, forse da voi un po' meglio, no? Nettezza viene da nittein, che in greco vuol dire lavare, però nittein è lavare solo una parte del corpo, quindi se tu ti lavi i piedi è nittein, se tu ti lavi le mani è nittein, se tu ti lavi i capelli è nittein, ma se tu fai tutto il bagno devi usare l'uo. Amen? E ora siete pronti a ricevere qualcosa di meraviglioso? Vedete quella parola, forse ce l'ho già dimenticata, vedete questa parola qua? Sì, è fatta in carattere strano, c'è scritto le lumeros. È la cioè il testo originale di questo qua, lavato tutto, ed è tradotto bene, lavato tutto. Ma la cosa interessante è che questo verbo è al perfetto, e in greco il perfetto indica un'azione finita, compiuta. È come è compiuto, vi ricordate quando Gesù vi dirà è compiuto, quello è un perfetto, te stai. La caratteristica del perfetto greco è questa ripetizione, te te, lei lui, questo lel. La ripetizione tipica del perfetto ed indica a te di un'azione finita, perfetto vuol dire finito, finita nel passato, ma con una ripercussione nel presente. Vuol dire questo, che tu il bagno lo hai fatto una volta e non lo rifarai mai più. Sai quando? Quando sei andato di nuovo. Amen. Ma l'effetto di quel bagno che è avvenuto una volta per sempre, ogni giorno produce frutto nella tua vita. Sai che cosa vuol dire? Arrivaci con me. Se è un'azione irripetibile, e ti garantisco che il perfetto greco è un'azione conclusa, finita, irripetibile, ed ecco perché è le-lu, indica finito, completo, lavato. Non hai bisogno di rifare il bagno. Quindi se tu ti sforzi, non hai bisogno di rifare il bagno, hai bisogno di questo. Nipsa stai. Cioè di pulirti solitamente. Quindi amico mio, anche se ti sporchi di tutto, non perdere la salvezza. Amen. Grazie Signore. È grammatica, Non è l'interpretazione, l'interpretazione della Bibbia Cana, è grammatica. E questa Signore è la parola di Dio. Amen. E noi possiamo scegliere se credere alla parola di Dio, nel testo originale ispirato dallo Spirito Santo a Giovanni, o alla traduzione che ci hanno insegnato. Però non andiamo a criticare quelli che insegnano la tradizione, perché la tradizione ce l'abbiamo pure noi. Gesù sta dicendo questo qui, colui che una volta per sempre ha fatto il bagno, quando sei nato di nuovo,
Uc et in crea non ha bisogno di niente se non di aver pulito il piede. E questo come avviene? Con un uomo che cosa vuol mangiare? Di mangiare di là. Amen. I piedi. Ma tu sei rimani qui. Amen. Mentre invece quando noi facciamo qualcosa di sbagliato, il diavolo ci fa sentire tutti sbagliati. Vedi come abbiamo bisogno di rinnovare la nostra mente sulla parola rivelata di Cristo. Non è straordinario. Sapete dove si trova il verbo luo? Perché ci vogliono sempre due o tre passi per essere sicuri che è una cosa abbiamo capita bene. Il verbo luo, che vuol dire fare il bagno, ci abbiamo detto rappresenta una nuova nascita. Si trova nella lettera di Tito, al capitolo 3, verso 5. Ascoltate. Egli ci ha salvati non per opere giuste, e quindi non puoi perdere la salvezza per opere sbagliate. Da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il lavatro, e la parola lavatro è via lutru. Lutru è il sostantivo del verbo luo, mediante il bagno di rigenerazione. Wow! Siamo stati salvati attraverso la nuova nascita. Ed è un bagno e del rinnovamento dello, in realtà non ho capito perché il lavoro di Adatto lo traduce dello, perché in realtà il testo originale è ento, nello Spirito Santo. Non dello. Sai perché? Perché lo Spirito Santo ha bisogno di rinnovarsi. Di rinnovamento nello Spirito Santo. Cioè come siamo nati di nuovo. Amen? Quindi quando hai ricevuto Gesù Cristo e sei nato di nuovo, Gesù Cristo sta dicendo questo, hai fatto il bagno, l'hai fatto una volta e per sempre, ma gli effetti saranno tutti i giorni nella tua vita. E quando ti sporchi è solo bisogno che qualcuno ti imite, tu sforzi, cioè i piedi. Come? Ascoltando l'acqua del bagno. Ascolta l'acqua, l'acqua continua a lavare. Amen. Questa è la lavanda dei piedi. Amen. Non toglierti il calzino e farti il periodo. Amen. Faccio un passo in più. Apocalisse 1:5 dice, la tua Bibbia dice così. A lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il tuo sangue. Io non so perché. Non voglio credere quello. Io ho un dubbio, ma non voglio credere. Dovete sapere che il verbo luo ha un verbo simile, che è l'uo. Uno si pronuncia lu, l'uo. L'altro si pronuncia l'uo. Sono simili. L'uo vuol dire lavare. L'uo vuol dire liberare e sciogliere. L'usati, che è un dativo participio, per esempio. Anzi, è questo, l'usati. Non è il verbo l'uo, è il verbo l'uo. A colui che ci ha lavato, non liberare, a colui che ci ha fatto fare il bagno dai nostri peccati. Qual è il mio dubbio? Che abbiamo scambiato il verbo luo al verbo luo. Ma non lo voglio credere, ok? Diciamo che è soltanto una condizione politica. Lui ci ha lavato, ripeti lo. Lui ci ha fatto il bagno. E non abbiamo bisogno di farlo mai più, una volta e per sempre. Bene, perché vi ho parlato di questo? Perché adesso lo riprenderemo, ma faremo un passo indietro, perché anche questa è. E lo faremo con un episodio un po' particolare, che è il capitolo 19 del libro dei Numeri. Dovete sapere che nel Vecchio Testamento ci sono 5 offerte, 5 numeri della casa. 5 offerte nel libro del Levitico, l'offerta della farina, l'offerta del peccato, l'offerta per la pace, l'olocausto, sono 5 offerte. Queste 5 sono 5 aspetti del sacrificio di Gesù. Okay? Quando Gesù ha offerto la sua vita, ha rinchiuso in un colpo solo 5 tipi di offerta. L'offerta di farina, perché lui è il pane della nostra vita. L'offerta per la pace, perché il suo sangue è la nostra pace. L'offerta per il peccato, perché lui è morto per il peccato, l'offerta per le colpe, perché lui ha offerto la sua vita.
ok, questi cinque, però c'è un sesto sacrificio di cui nessuno parla mai, e sai perché? Perché non si trova nel libro delle vite, si trova nel libro dei numeri. Ed è strano, perché uno dice, ma perché questo sesto non si trova nel libro del Levitico dove ci sono gli altri cinque? C'è un motivo. Questo sesto, che è questo, si trova nel capitolo 19 del libro dei numeri. E il capitolo 19 è il capitolo in cui il popolo di Israele è quasi uscito dal deserto. Quindi ha compiuto 40 anni di peregrinazione ed è quasi uscito dal deserto. Attenti, prima che il popolo esca dal deserto, il Signore dice, fermatevi un attimo, c'è un sesto sacrificio. Se cinque è il numero della grazia, sei il numero dell'uomo. Amen? È un sacrificio che ha a che fare con l'uomo, non con Dio. Cioè, è un sacrificio che fa Dio, ma che ha a che fare con l'uomo. Okay? Adesso vedete perché. Perché avviene alla fine del pellegrinaggio del deserto. Ascolta, il pellegrinaggio di Israele nel deserto è figura del cammino della Chiesa in questi 2000 anni. Perché ti dico che questo sacrificio è per noi oggi? Perché la Chiesa si trova quasi fuori dal deserto, Gesù sta per tornare. Amen. Amen. Il pellegrinaggio della Chiesa, non so se tornerà domani, fa 100 anni, fa 150, ma sicuramente non tantissimo. Ci sono dei motivi nella Bibbia per credere che Gesù tornerà più o meno 2000 anni dopo la sua resurrezione, più o meno, possono essere 2100, 2200, io non sono di quelli che ti dice domani tornerà il Signore, ma sicuramente la Chiesa è quasi fuori dal deserto. Questo sacrificio è un sacrificio adatto alla Chiesa di oggi. E infatti pochissimi nei secoli passati hanno insegnato su questo sacrificio. Ma è un sacrificio per oggi, per me e per te. È un sacrificio che se tu lo conosci saprai trarne grandi vantaggi. Quanti lo vogliono conoscere? Il Signore disse ancora a Mosè e ad Aarone, ecco questo, ecco quanto prescrive la legge ordinata dal Signore che disse, di ai figli di Israele che portino una gioventa rossa. Allora dovete sapere che circa 6 mesi fa è uscito un bandolone, perché è nata una gioventa rossa in Israele, non so se l'avete sentita stamattina. Allora siccome è nata una gioventa rossa, è nata una gioventa rossa. È che tutto è sempre motivo di clamore, no? Allora Gesù torna, ok? È morto Berlusconi, torna Gesù. C'è sempre qualcosa a cui Gesù sta per tornare. No, già per i tempi esistevano le gioventi rosse, ma la gioventa rossa ha una cosa interessante. Dire ai figli di Israele che portino una gioventa rossa. Vedete lì nell'ebraico, ho messo in ebraico la parola rossa, da destra a sinistra si legge Admen. Ripetilo con me. Perché hai imparato che rossa femminile in ebraico si dice Admen. Admen viene da Adam, cioè Adam. Perché Dio chiama l'uomo Adamo? Perché Adam in ebraico vuol dire rosso, maschile, femminile Admen. E c'è un motivo per cui la gioventa è non un maschio ma una femmina. No, non lo vedete perché altrimenti è lunga. Nella Bibbia tutto ciò che è femminile indica ricevere, maschile indica il dare. È facile comprenderlo, no? L'organo sessuale femminile è quello che riceve. La donna è quella che riceve e trasforma, l'uomo è colui che rilascia, ok? Per questo motivo è femminile qui, è la gioventa femminile. Attenti, chi rappresenta questa gioventa? Rappresenta Cristo. Perché? Perché Gesù si è fatto l'ultimo Adamo. Essendosi fatto uomo, si è fatto Adamo. Infatti Cristo è chiamato l'ultimo Adamo. E Dio ha chiamato Adamo, Adamo, perché Adamo vuol dire rosso. Perché cosa scorre il sangue dentro l'uomo? Il sangue, che colore è il sangue? Rosso. Quindi Adamo si chiamava rosso, per il motivo del sangue che scorre in lui. Questa giovanca rossa indica che il figlio di Dio si è fatta Adamo, si è fatto Adamo, si è fatto uomo con sangue, e il suo sangue cioè. Senza macchia, Gesù è stato concepito senza peccato ed è vissuto senza macchia, senza difetti. Ricordate l'agnello, Gesù non ha alcun difetto, ma guardate che bellezza l'ultima, che non abbia mai portato il giogo. Non c'è nessun giogo in Cristo e non c'è nessun giogo per chi cammina in Cristo. Amen. Amen. Su Gesù non c'è alcuna schiavitù, Cristo è libertà. Amen.
La darete al sacerdote Eleazar, che la condurrà fuori dal campo, figura di Cristo che viene immolato fuori dalle mura di Gerusalemme sul Colle Calvario, e la farà scannare in sua presenza. Il sacerdote Eleazar prenderà con il dito un po' di sangue della gioia e farà 7 aspersioni dal lato dell'ingresso della tenda di convegno. 7 nella Bibbia indica la completezza. Il sangue di Gesù ha completamente cancellato i nostri peccati, una volta per sempre. Poi si brucerà, attenti cosa si doveva fare, si brucerà la gioia sotto i suoi occhi, se ne brucerà la pelle, la carne, il sangue, con i suoi escrementi. Ora, quando tu hai bruciato tutto, che cosa rimane? Cenere. Il sacerdote prenderà quindi del legno di cedro, dell'issopo, della stoffa scarlata, e getterà tutto in mezzo al fuoco che consuma la gioventù. Perché questi tre oggetti? Legno di cedro. Il legno di cedro rappresenta la nobiltà dell'uomo, cioè il legno più nobile, cioè gli uomini, quelli che si danno un tono, ok? Gli uomini, quelli che hanno un punto di banca grosso, gli uomini, quelli che sono migliori degli altri, gli uomini che si possono permettere di puntare il dito contro gli altri, insomma, quegli uomini lì, ok? E andava bruciato, ascolta, davanti a Dio, le cose migliori dell'uomo vanno bruciate. Amen? Poi, l'issopo, sapete cos'è l'issopo? Avete mai trovato la Bibbia l'issopo? Purificami con l'issopo, si prenderà dell'issopo. Sai cosa rappresenta nella Bibbia l'issopo? La lingua. Sai cosa vuol dire? Che ce la dobbiamo bruciare. Che si muove troppo. L'issopo. Infatti, ascolta, con l'issopo si applicava il sangue sull'articolo, sugli stipiti. Vi ricordate durante la Pasqua, quando passò l'angelo della morte? Ok? Oggi non devi andare. L'issopo è una pianta che cresce sui muri. Non è che oggi deve andare a prendere il sopo, è la lingua. Con cosa hai dichiarato il sangue di Cristo sulla tua vita? Con la lingua. Amen? E poi la stoffa scarlatta. La stoffa scarlatta rappresenta l'umanità, il rosso. Tutte queste cose venivano bruciate con la gioventù. Paolo dice, voi siete stati crocifissi con Cristo. Amen? E getterà tutto in mezzo al fuoco che consuma la gioventù. Pensate, alla fine non è più cosa, solo un mucchio di cenere. Ascolta, la cenere è qualcosa oltre il quale non puoi andare. Più che cenere, non mi rendi. La cenere rappresenta il lavoro finito di Cristo sul Calvario. Cristo sul Calvario è stato sotto il fuoco del giudizio di Dio per i nostri peccati ed è stato ridotto spiritualmente in cenere. Oltre la cenere non si va. Oltre il lavoro finito di Cristo non si può andare, mettetelo in testa. Non ci puoi aggiungere niente, non puoi avere la cenere più cenere. Amen. No, ma il sacrificio di Cristo da solo, sì, ma tu devi aggiungere, ehi, non puoi andare oltre la cenere. Amen. Per colui che sarà divenuto impuro si prenderà della cenere, abbiamo detto, è il lavoro finito di Cristo al Calvario. Si prenderà della cenere della vittima, arsa per il peccato, e vi si rialzerà su dell'acqua di fonte in un vaso. Sentite che meraviglia. Questa parola vaso, nell'ebraico indica un vaso di pietra, non di terracotta. Ok? Ricordatevi questo. Quindi immaginate la scena. Si prende un vaso di pietra, ci si mette dell'acqua di fonte. L'acqua di fonte è la parola di Dio, è il Vangelo. Vi ricordate, Cristo lava la Chiesa con l'acqua della parola, di Efesini capitolo 5, ok? E poi la cenere, cos'è la cenere? Il lavoro finito di... Se tu metti l'acqua insieme alla cenere, cos'hai? Il Vangelo che parla del lavoro finito di Cristo e lo metti in un vaso di pietra, mi state seguendo? Poi in un uomo puro, ascolta, non il sacerdote. Ecco la chiave. Nei 5 sacrifici di Levitico era il sacerdote che doveva applicare. Qui dice un uomo puro, chiunque, cioè tu. Perché? Perché tu sei stato purificato con il sangue di Gesù. Quindi questo sacrificio puoi applicarlo tu. Quanti lo applicheranno da stasera? Di vero. Amen? Ok. Un uomo puro, cioè io e te. Proprio
che siamo puri per le nostre opere, ma perché siamo stati lavati dal sangue di Gesù, prenderà del lissopo, cioè userà la sua lingua, lo intingerà nell'acqua e spruzzerà la terra. La terra è figura della chiesa, del tabernacolo. Tutti gli utensili, tutte le persone presenti, attenti qui, e colui che ha toccato quattro cose, ragazzi, queste vanno ad altre cose fuori. Siete pronti con me? Ascolta, la Bibbia non è così. Ok? Quattro cose. Un osso. Ascolta, per toccare un osso, quello lì deve essere morto, altrimenti non credo che ti faccia toccare le sue ossa. Toccare per favore il tuo omero, no, vale tanto. Okay? Quindi l'osso di un morto, o un ucciso è morto, o il morto, o il secondo, sono quattro cose che hanno tutte a che fare con la morte. Ascolta questo. Questo sacrificio ha il potere di allontanare ogni forma di morte dalla tua vita. Forme di morte. La depressione è una forma di morte. Amen. La malattia è una forma di morte. Ma ci sono anche altre cose che sono forme di morte, ma non lo sembrano. Volete un esempio? I messaggi motivazionali. Il messaggio motivazionale è un'invenzione di Satana. Sai perché? Allora, il messaggio motivazionale è il messaggio che ti dice: tu in te hai le risorse per farcela, però. E nella Chiesa c'è così. Tu ce la puoi fare con Dio. Cioè, Dio ti serve, ma sei tu che ce la fai. Tu ce la puoi fare, tu puoi. Ascolta, perché è un'invenzione di Satana? Perché si basa sulle tue forze svincolate dal Signore. Cioè, mette l'attenzione su te. E tutto quello che mette l'attenzione sull'uomo, non viene dallo Spirito. Lo Spirito mette sempre l'attenzione su Cristo e insegna all'uomo: senza di me non potete fare. Amen. Amici miei, nella Chiesa dobbiamo scegliere da che parte stare. Gesù non è un aiuto, Gesù è tutto. Amen. O è tutto o non è niente. Amen. Io mi alzo la mattina e dico: Signore, senza di te. È meraviglioso poter dire: mi rilasso e so che ho un aiuto sempre con me. Vedi, il Vangelo genera l'umiltà, l'altro Vangelo, il falso Vangelo genera l'orgoglio. Ecco che dice tanto orgoglio al popolo di Dio. Amen? Non voglio vedere questo. Allora, questo sacrificio serviva per purificare quattro cose che hanno a che fare con la morte. E adesso arriviamo al punto reale. Conoscete le nozze di Cana? Le nozze di Cana sono il primo miracolo di Gesù, no? O almeno il primo miracolo riportato da Giovanni. Lo conoscono tutti perché avviene all'interno di un matrimonio. E è conosciutissimo, passa per essere il primo mezzo miracolo di Maria, che ovviamente non c'è assolutamente niente, passa per essere Gesù che trasforma le cose che non hanno sapore, insomma, molto romantico, dai, ok? Una cosa molto romantica. E in realtà adesso vedremo di cosa parla la nozze di Cana. Sei pronto? Numero uno. Il nome Cana, sapete dove si trova? Si trova nel libro della Genesi, quando Potifar compra Giuseppe dai mercanti madianiti. Vi ricordate? E dice: Potifar comprò Giuseppe. E il verso dopo dice: il Signore era con Giuseppe. Il verbo comprò è Cana. Il nome Cana vuol dire comprare, riscattare. Il primo miracolo di Gesù parla del riscatto della tua vita. Voilà. La prima cosa che Gesù vuole che noi abbiamo chiara non è quello che dobbiamo fare per lui, ma che il suo sangue ci ha riscattati dalla morte, ci ha riscattati dal fallimento, ci ha riscattati dal peccato, ci ha riscattati dall'uomo. Gloria a Gesù. Amen. Tre giorni dopo ci fu un matrimonio in Cana di Galilea e la madre di Gesù era là. Anche Gesù fu invitato con i suoi discepoli al matrimonio, venuto a mancare il vino. Ok, il vino nella Bibbia rappresenta l'abbondanza e in particolar modo la vita abbondante di Dio. Amen. La vita che porta lo Spirito. Infatti,
Quando lo Spirito viene a Pentecoste, lo Spirito Santo, lo Spirito della vita, dissero si sono ubriacati di vino dolce. Voleva dire che la vita di Cristo era abbondante in loro, la gioia dello Spirito. Quando viene a mancare il vino, vuol dire che viene meno la vita. E se viene meno la vita, che cosa c'è? E quel sacrificio che abbiamo visto è un sacrificio per allontanare che cosa? Yes. Allora non era il problema solo del liquido, qui rappresenta quando la vita viene meno in noi. Ti è mai capitato di passare dei momenti in cui non senti più la gioia che senti di Dio? Pensieri di morte vengono nella nostra vita, grazie a Dio che non succede, ma sapeste di certo età, quante volte è tardi. Che passi dei momenti e sembra che tutta la gioia dello Spirito Santo sia sparita, perché accadono cose nella nostra vita, amen? Perché siamo stanchi, perché c'è un diavolo che per quanto sconfitto ci prova. Questo è non hanno più vino. La vita viene meno, ma grazie a Dio il nostro Signore è il Signore della vita. La madre di Gesù gli disse non hanno più vino, cioè non hanno più vita. Gesù gli disse che c'è tra me e te, donna? Non è che Gesù sia stato molto delicato, insomma. L'ora mia non è ancora venuta. Sapete perché ha detto così? Perché è solo quando Gesù muore e risorge la sua ora che la sua vita viene in noi. Ma questo è un anticipo, ok? È un anticipo. Cioè Maria mi dice, ma Maria non si è neanche accorta quello che diceva. Come spesso noi quando profetizziamo, a volte parliamo e profetizziamo, non ce la facciamo, perché lo spirito di profezia è in noi. Amen? Maria sta dicendo profeticamente, non hanno più vita, e Gesù sta dicendo, ma non è ancora il giorno della mia morte e della resurrezione in cui io li farò nascere di nuovo. Ma in un certo senso è un anticipo. Posso dirti qualcosa? Nel libro di Isaia, mi pare sia, è scritto così, il Signore annuncia la fine fin dal principio. Dal primo miracolo si vede la fine di Cristo, la morte e la risurrezione. Guarda come è perfetta la Bibbia, come è perfetta la Scrittura. Sua madre disse ai suoi servitori, fate tutto quello che vi diamo, guardate che cosa ha fatto Gesù. C'erano là sei. Gli ho detto, il sacrificio di prima è il sesto sacrificio. Sei è il numero dell'uomo. Dove si manifesta la morte nel suo vero fondo? In noi, ok? Sei giari di pietra del tipo adoperato per la purificazione dei giudei. Quale purificazione? Quella della giovenca rossa di numero 19. L'avevate mai vista? Ok, ascolta. Se vuoi imparare a comprendere la scrittura, devi ascoltare quello che Gesù insegna, lo faremo nello scuola di sera. Capitolo 13 del Vangelo di Matteo. Vi ricordate la parabola del seminatore? Dice, se uno ascolta la parola del re e non la comprende, viene il diavolo e ruba il seme dal cuore di lui. Anche lì la traduzione pessima, perché comprende, nel greco originale è il verbo sun iemi. Sun iemi vuol dire mettere le due cose insieme. Se vuoi comprendere la scrittura, devi mettere le cose insieme. Numero 19. E Giovanni capitolo 2. E solo quando le metti insieme, allora arriva la rivelazione e il diavolo non te la ruba più. Amen? Vede che erano giare per la purificazione dei giudei. Quindi cosa dovevano contenere? Cenere. I quali contenevano ciascuno due o tre misure. Sapete, la parola greca originale non indica una misura di liquido, ma una misura di polvere. Wow! Contenevano ciascuna due o tre misure di cenere. E il verbo contenevano, qui è corusai, è il verbo coreo. Coreo vuol dire lasciare spazio, quindi era vuoto. Amen? Gesù disse loro, riempite d'acqua, non dice riempite il recipiente, dice riempite d'acqua perché naturalmente non dovevano portare acqua, naturalmente dovevano contenere cenere, che erano quelli per la purificazione, cioè quelli che l'uomo doveva prendere e poi spruzzare addosso a qualcuno che era entrato in contatto con un osso, un sepolcro, vi ricordate, un ucciso, un morto, cioè ogni volta che tu entri in contatto con una morte.
ogni volta che un pensiero di morte passa nella tua mente, ogni volta che la depressione si affaccia, ogni volta che la malattia viene fuori, ogni volta che una tristezza, pensieri, tutto quello che ha a che fare con le varie sfaccettature della morte, il primo miracolo di Gesù mostra che lui è colui che allontana la morte dalla nostra vita. Fai un applauso al Signore. E questo guardate, ed essi li riempirono fino a loro. Posso dire quello? Si misero l'acqua, si formò una mistura di acqua e di cenere. Gesù non ha trasformato l'acqua in vino, Gesù ha trasformato l'acqua mista alla cenere in vino. Che cosa vuol dire? Mescolare l'acqua alla cenere. L'acqua è il Vangelo. La cenere è il lavoro finito di Cristo. Quando la morte si affaccia nella tua vita, bisogna fare solo una cosa: vai ad ascoltare il messaggio che sia il Vangelo che contenga il messaggio del lavoro finito di Cristo. Perché non bisogna la morte. Gesù ha trasformato il Vangelo con il lavoro finito di Cristo in vino, cioè in vita. Allora, la parte mia è di riempirmi del Vangelo che contiene il messaggio finito di Cristo. La parte di Cristo è di trasformare quello che io metto dentro di me in vita. Ecco il miracolo della nostra. Quando sei giù, ascolta, non riesci nemmeno a pregare. E arriva il fratello Zerandi che ti dice: fratello, ma tu dovresti pregare, tu devi dire perché non mi dico quello che. Facciamo scambio. Amen? No. Quando sei nella malattia, quando sei nella depressione, quando sei nello scoraggiamento, quando sei nella tristezza, quando pensieri di morte, di sconfitta, di suicidio, entra nella tua mente, fai una cosa. Metti nelle tue orecchie un messaggio che sia il Vangelo, ma che parli del lavoro finito di Cristo. La parte nostra è riempirci e si riempie da qui. Amen. Ascolta. La parte sua sarà trasformare quella parola che parla del sacrificio finito in Cristo da cedere in vita abbondante. È difficile? No, devo solo ascoltare quello che stai facendo stasera. Sapete quante testimonianze di persone che incontro che mi dicono: ascoltare il Vangelo mi ha liberato dalla depressione. Yes. Sì. La mia vita ha cominciato a rifiorire quando ho ascoltato il Vangelo. Quindi non è fondato su quello che devi fare tu, è fondato sull'ascolto di quello che lui ha fatto. Amen. Guardate la lettera agli Ebrei come spiega tutto questo, numero 19. Infatti, se il santo ricade di toro è la cenere. Il lavoro finito di Gesù. La cenere di una gioventù, anche numero 19, sparsa su quelli che sono contaminati. Da cosa? Da quelle quattro cose: morte. Ascolta, se tu questo lo prendi, lo metti in pratica, tu avrai gioia ogni giorno della tua vita. Amen. Ma quella parte di ascoltare devi fare. Amen. Non puoi dire: Signore, ascolta anche tu al posto di no, quello devi fare. In modo da procurare la purezza della carne. Purezza da che cosa? Dalla morte. Quanto più, ripetete come questo è parola, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno fu se stesso puro di ogni colpa, ricordate, doveva essere senza macchia, senza difetto, a Dio purificherà la vostra coscienza dalle opere, ecco la morte. In realtà la traduzione letterale sarebbe dalle opere della morte, nel greco originale. Perché l'altro così sarebbe le opere della legge, no, tutto quello che ha causato morte. Wow! Ecco di cosa parla la nozze di carne. Per servire Dio, alzatevi, faccio l'ultima cosa e poi preghiamo. Sono stato breve stasera, fate un applauso al predicatore. Fatemi vedere una cosa. Pastore, io non credo nella Trinità perché la Trinità nella Bibbia non c'è. Chi è? Il sangue di? Mediante lo? Spirito. A
ha offerto se stesso a Dio, il Figlio, lo Spirito e il Padre. Fai un applauso al Signore. Gesù è il Signore. E stasera, siccome stiamo parlando di vita, stiamo parlando di vita, di un sacco di cose belle, i fratelli che hanno organizzato, e grazie a tutti i fratelli che hanno organizzato. Hanno tutto il cuore di fare la Santa Cena, fare la Cena del Signore. Qual è il momento migliore? Quindi tu che sei a casa, veloce, puoi venire a fare la Cena del Signore con noi. E questa sera pregheremo in maniera specifica per ogni manifestazione di morte, per la nostra vita, per le nostre famiglie, per la nostra vita. Siete contenti e felici? Alleluia. Per i poteri demoniaci, che questa sera saranno allontanati dai tuoi figli, nel nome per il sacrificio terminato, finito, in cenere del tuo figlio Padre. Grazie nel nome di Gesù. Adesso prendila con fede, mangia e bevi il tuo. Grazie Signore.
Questo è un momento da vivere in maniera semplice, ma con fede. Amen. È una serata che il Signore ha preparato per tutti coloro che hanno bisogno di essere liberati dalla depressione, dallo scoraggiamento. E posso dirti qualcosa? Lo riceverai senza che io imponga le mani su di te. Sai perché? Perché devi sperimentare che non è la mia preghiera del sacrificio di Gesù. Amen. Quando c'è la cena del Signore, è meglio non imporre le mani, perché il Signore opera in maniera lieve. E qui c'è un'unzione meravigliosa. L'unica cosa che ti chiedo è di onorarla, di chiudere gli occhi, alzare le mani e dire: Signore, sono qui. Questo è il mio momento, dirà Gesù. Ecco perché la tua vecchia era femmina, perché tu stai ricevendo in quest'ora, ok? Stai ricevendo. Non è il momento di buttare, questo è il momento di ricevere. Chiudi gli occhi e dirgli: Signore, io non invocherò la mia vita di 10 anni. Quando il mio Signore è stato consumato completamente sotto il fuoco del giudizio di Dio, che i miei peccati hanno attirato sul suo corpo innocente. Signore, noi questa sera mescoliamo l'acqua alla cenere e tu la trasformerai in vino. Noi ti chiediamo, Signore, che crediamo nel Vangelo della grazia e della gloria di Cristo, non nella gloria dell'uomo, ma nella gloria di Cristo. Noi ti chiediamo e crediamo che Gesù ha finito il lavoro al Calvario, è stato bruciato sotto il fuoco del giudizio dell'ira di Dio, come la giovenca veniva consumata insieme al cielo, tutte le cose migliori dell'uomo, insieme all'issopo, tutta la morte che esce dalla lingua attraverso parole sbagliate, hanno scarlatto tutto quello che ha a che fare con la novità e la legalità. E noi mescoliamo il Vangelo al sacrificio finale di Gesù. Ripeti come il Padre: io credo che Gesù ha assorbito tutto il fuoco della punizione, la giusta punizione per il peccato, quella che io avrei dovuto ricevere. Lui si è sostituito a me, si è legalmente caricato dei miei peccati e delle mie colpe, e il fuoco del giudizio al Calvario è venuto su di lui come veniva sulla giovenca, e l'ha consumato fino alla cenere. E lui ha gridato: è compiuto, è cenere, è finito, i nostri peccati sono cancellati, il nostro debito è saldato, la morte è stata sconfitta una volta per sempre. In questa sera tu trasformerai questa dichiarazione in vino. Tu cambierai l'acqua e la cenere in vino. Tu cambierai il Vangelo in vino abbondante. L'acqua e la cenere di cui mi sono riempito ascoltando, tu la trasformerai in vino. Gioia, vita, celebrazione, abbondanza. Alleluia. Alzati in piedi adesso. Non pregare, devi solo le tue labbra segni aperte. E lascia che ogni forma di morte se ne vada via dalla tua vita. Signore, io prendo autorità e dominio nel nome di Gesù e per il Vangelo che è stato proclamato. E prendo autorità legando il potere di morte sulle persone che sono qui, su quelle che ci stanno seguendo da casa e quelle che ascolteranno nei prossimi mesi e anni questa registrazione. Prendo dominio su ogni manifestazione di morte, la depressione, le nomino una a una, e ogni volta che le nomino dichiaro legata al nome di Gesù. Dichiaro legata la depressione, lo scoraggiamento, la delusione, la malattia, malattie psichiche e neurologiche, ogni forma di contaminazione.
dominazione di morte nella nostra vita. E prendo dominio in questo momento e comando che al mio ordine, al mio solo unico ordine, nel nome di Gesù, ogni spirito di depressione, di morte, di suicidio, di istigazione alla morte, di ombra di morte, di malattia, esca fuori dalla tua vita e non torni mai più al mio comando. Adesso fuori! Out in Jesus' name! Morte fuori nel nome di Gesù! Fuori e non tornare mai più, mai più. Alziamo le nostre mani mentre le persone vengono liberate. Fuori. Alleluia. E sciamoare la fantasia. Come? Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Morte fuori. Gioia dello Spirito Santo invada la nostra vita questa sera. Noi vi chiediamo, Signore, miracoli di guarigione. Vi chiediamo sconfitto il potere dell'artrosi, del cancro. Nel nome di Gesù, forme, Signore, invalidanti, malattie autoimpone. Signore, grazie per il potere che dal sacrificio di Gesù e dal Vangelo si sta liberando in questo momento della nostra vita. Alza il tuo mano e dichiara: ricevo la tua vita abbondante, Signore. Adesso toccami e trasforma l'acqua in vino. Adesso trasforma il Vangelo in gioia. Trasformalo in vita nel nome prezioso di Gesù. Mai più ombra di morte sulla tua vita. Gesù è il vincitore, Gesù è il risorto, Gesù è il Signore della vita. Ricevi vita questa sera. Haia baba baba sei. Prendiamo insieme, tutti insieme, qualche minuto in un'altra lingua. Allah mamma sato lasciata la sera. Scende potete adesso dire parla. Oh la mamma sette delle conna la sera. Lato shua la sigla, ter guattaria fiore, ter sua. Alleluia. Signore, ti chiediamo gioia nello Spirito Santo. Libertà. Libertà nella mente, Signore. Via lo spirito di confusione nel nome di Gesù. C'è una persona da casa che non si è a casa, ti viene liberato da forte infiammazione ai legamenti di una gamba. Alleluia. I tuoi legamenti vengono sanati, i tuoi tendini vengono risanati questa sera. Ricevila e si guarita nel nome di Gesù. Oh, alleluia. Signore, prendiamo dominio su ogni presenza di morte nel nostro sonno. Ogni spirito di morte che tormenta attraverso gli incubi, fuori nel nome di Gesù. Sii libero. Sii libero. Nel nome di Gesù. C'è una promessa nella Bibbia. Mi tolgo e subito mi addormento. Ripetilo con me questa parola. Mi colico, perché tu, Signore, al sicuro mi fai riposare.